A Palazzo Bianchi, nell'ambito di un incontro organizzato dall'Associazione Adrano Attiva, presentazione del romanzo Il sangue della montagna, abbiamo l'autore, dottor Massimo Maugeri. Ecco, parliamo di questo romanzo, di questo rapporto di amore e odio che è il protagonista con la pietra lavica, un romanzo che è ambientato sull'Etna. Sì, si intitola infatti Il sangue della montagna, dove per montagna si intende per l'appunto Etna, perché noi appunto abitanti etnei sappiamo benissimo che il nostro vulcano lo chiamiamo al femminile, quindi da qui la montagna. C'è appunto un protagonista che si chiama Marco Cersi, che è un imprenditore di prodotti in pietra lavica, che ha un, diciamo, rapporto piuttosto ambivalente appunto con il vulcano, con la montagna, come la chiamiamo noi. Lui cerca addirittura, tra virgolette, di combatterla, perché ha subito dei traumi causati appunto da eruzioni vulcaniche del passato, per cui cerca in qualche modo di rivalersi appunto nei confronti del vulcano attraverso, diciamo, l'attività commerciale che svolge. Intorno a questa figura poi si sviluppano appunto una serie di vicende, ci sono altri personaggi e la trama del romanzo poi si sviluppa fondamentalmente proprio sul rapporto uomo-montagna, cioè cosa significa vivere su un vulcano che è quasi in perenne stato di attività. Ecco, lo sappiamo appunto noi che ci viviamo, ci ho costruito sopra una storia. E poi c'è un altro filone che è parallelo a quello appunto del rapporto con il vulcano, che ha a che fare con il sistema economico in cui viviamo, no? C'è un altro personaggio, si chiama appunto Paola Veltrami, è una docente di letteratura però appassionata dell'economia e porta avanti un progetto che chiama Economia Umana, con diciamo, l'obiettivo di contribuire in qualche modo a rendere meno disumano, ecco, il sistema economico, quindi un po' contro, diciamo, le diseguaglianze che il sistema economico ha creato. Ecco, questi due filoni si incrociano e nasce questo romanzo che ha una serie di intrecci e sottotrame, insomma, che chiaramente non c'è il tempo qua di discutere in maniera ampia, però è questo più o meno il nocciolo del sangue della montagna. Ecco, un romanzo che è stato molto apprezzato, è stato candidato anche al premio Strega 2022. Sì, è stato candidato da Maria Rosa Cutrufelli, che è una delle amiche della Domenica, che ha apprezzato appunto molto questo romanzo, proprio con riferimento alla particolarità delle vicende narrate, quello che dicevamo prima, no? Il rapporto con la montagna e le varie appunto trame che sono appunto intrecciate all'interno della storia principale del romanzo. Sono stato molto contento, chiaramente è una, come dire, un grande segno appunto di stima da parte di Maria Rosa Cutrufelli, è molto prestigioso far essere tra i candidati, ecco, del primo Strega, sono contento. Ecco, per ultimo, il lettore che legge questo romanzo, cosa si porta? Che messaggio si porta? Beh, è un testo che offre molti spunti di lettura, non soltanto appunto a noi che viviamo qui in Sicilia, che conosciamo un po' il rapporto con la montagna, ma anche a lettori appunto insomma, di tutta la nazione che hanno letto e che hanno apprezzato molto la storia. E si può portare tante cose, perché è un romanzo, insomma, che può essere letto da tutti, perché poi sono varie le tematiche affrontate. Abbiamo parlato del rapporto uomo-natura, ma è un romanzo che scava molto anche come dire, nelle problematiche esistenziali contemporanee dell'uomo. Quindi è un romanzo che sicuramente, spero, almeno spero, questo mi dicono i lettori, è avvincente, quindi accompagna appunto il lettore in una serie diciamo, di avventure che si intrecciano all'interno della storia e poi consente anche di effettuare varie riflessioni che hanno a che fare, come dicevo ancora una volta, il rapporto tra uomo e natura, nella fattispecie il vulcano, il far parte di questo sistema economico con cui comunque dobbiamo fare conti e poi le problematiche esistenziali a cui facevo riferimento. C'è anche una parte del romanzo molto importante sul rapporto, diciamo, tra le generazioni. E quindi è un romanzo, insomma, che fa compagnia e che può anche aiutare a far riflettere.